la più ampia con molte più persone per farle spostare, per fare un gioco invece miseramente fallita. Quindi vi faccio le domande lo stesso. Quanti di voi sono sviluppatori Domino? Immagino tutti, perché, quasi. Quanti hanno già sviluppato Xpages? Perfetto, voi siete il mio pulsante F1, quindi quando serve qualcosa chiedo aiuto a voi, soprattutto quando farò la demo. Gli altri, mi spiace, sono quelli che vengono a vedere le slide, tipo pensionati. Ok, mi presento, questo è il mio lavoro principale, cioè le mie due figlie che hanno pochi anni e quindi mi impegnano abbastanza, sono quelle che mi stanno spingendo ad andare molto di più sul mobile perché loro usano il tablet meglio di me, tipo scoprono funzioni che non sapevo e lo fanno soprattutto facendomi spendere i soldi perché ho tolto la password dalle Apple Store quando ho cominciato a vedermi applicazioni che non avevo mai acquistato e mi arrivava al conto a casa, però fa niente. Nel lavoro, nella vita reale, sono consulente freelance, faccio sviluppo Notes da più di 10 anni, faccio anche in parte amministrazione ma molta meno, quindi faccio sviluppo e quindi come formazione sono fra quelli di voi che hanno alzato la mano e vengo da quel mondo. Quello che vorrei fare oggi è condividere la mia esperienza con cui ho imparato le Xpages, cercando di farvi capire le mie fatiche, cioè facendovi vivere la mia esperienza per condividere, per farvi vedere che il percorso comunque è un percorso tutto sommato che non è semplicissimo, ma si può fare abbastanza tranquillamente. Qua ci sono i miei riferimenti, se volete darmi feedback su Twitter. Li leggo dopo, quindi è inutile che mi scriviate, parla di quest'altro, vai più veloce perché adesso non riesco a leggere. Ok, vi devo innanzitutto una spiegazione sul titolo. Scrivi X risolvi, è una cosa un po' complicata. Immagino che tutti voi abbiate avuto un professore in università, cioè un professore in generale nella propria storia scolastica che era terrorizzante, di quelli che ti interrogavano e ti partiva la goccia di sudore da qua dietro, ti attraversava la schiena e poi non dico dove si infilava perché. Ecco, io avevo un professore così alle superiori, professore di fisica, che era severissimo, lo sono ritrovato anche in università, peraltro, quindi è stato un piacere parecchio, parecchio lungo, e era dotato di un suo senso dell'ironia. Dopo un'ora di interrogazione, anch'io probabilmente non mi ricordavo più neanche come mi chiamavo, mi ha detto: scrivi X alla lavagna, risolvi, e io ho cercato di risolvere, ho scritto una lavagna di cose non sapendo bene cosa fare. E questa è la sensazione che mi è venuta la prima volta che un cliente mi ha detto: beh, questa applicazione Domino che hai fatto, che funziona benissimo, c'ha 10 anni, vorrei cominciare a pensare di portarla sul tablet, sul cellulare, piuttosto che farla diventare internazionale, insomma, farla funzionare sul browser. E lì la goccina ha cominciato a scendermi lungo la schiena e la mia espressione è stata più o meno questa qua. Perché sì, ho cominciato a sviluppare Domino, io ho cominciato fra la 4, 6, 7 e la 5 a imparare Domino, quindi insomma, non sono un giovincello rispetto ad altri, ma sviluppare web con Domino 5 è molto diverso da sviluppare web adesso. Chi l'ha fatto, i pass-through HTML lunghi così, in cui cercavi di cacciare dentro tutto, sono una cosa. Vedo che molti sorridono, quindi è un'esperienza assolutamente condivisa. Perfetto, quindi questa è l'espressione che ti dicono: ah, ho cambiato il layout del sito aziendale, cambia il layout della tua applicazione, e tu continuavi a dire questo. Fortunatamente adesso abbiamo degli strumenti di cambiamento. Dalla 8.5, dell'argomento di quello di cui vado a parlare, abbiamo un cambiamento, abbiamo degli strumenti diversi, molto più potenti, che ci permettono di rispondere alle esigenze che ho detto prima, non facendo l'urlo di Munch, ma impegnandoci e facendo qualcosa di nuovo. Ok, questo cosa significa? Che devo buttare via tutto quello che ho imparato fino adesso? Struttura Domino, eccetera, eccetera, eccetera. No, dobbiamo semplicemente cambiarlo e declinarlo con questo logo qui, è un logo temporaneo che ho trovato in giro, però è il logo delle Xpages, cioè dobbiamo imparare una nuova tecnologia che ci permetta di rispondere in modo moderno alle esigenze dei nostri clienti. Perfetto, pronti a partire? Non vi ho ancora detto l'agenda perché, come avete capito, la faccio un po' così. La logica è: faccio un'introduzione più o meno alle Xpages, poi faccio una piccola demo di un'applicazione che ho fatto realmente per un cliente. Se sono bravo, ce la faccio, non mi si blocca niente, in 20 minuti dovremmo farcela. E dopodiché facciamo due conclusioni assieme. Se riesco, vi lascio anche spazio per domande. Al massimo ci sono i miei F1 che si sono identificati prima alzando la mano, che mi danno una mano. Ok.
Cosa vuol dire sviluppare Xpages? C'è una differenza fra queste due immagini? Penso di sì, penso la si veda. Qua ho rubato un'immagine. No, questa non è mia, sono troppo evoluto. Esatto. Si vede ormai da quando. La mia estrazione culturale ormai sono fiabe o cartoni animati, quindi questo è. Però la logica è: possiamo portare. Questa l'ho rubata da un webinar che ho fatto su Xpages in IBM, un'applicazione Domino client side in un'applicazione molto più gradevole, visibile su web e molto più fruibile, secondo le logiche che ci siamo detti prima. Perfetto. Due piccole notazioni su cosa sono le Xpages. Tenderò a non essere tecnicissimo, eventualmente poi lascio spazio, ci incontriamo, sono qui anche domani per rispondere a domande un pochino più tecniche. Dicevo, l'oggetto prima, un nuovo elemento di design arrivato dalla 8.5 in modo completo. Si basano su Java Server Spaces, quindi non sono un elemento in sé sviluppato ad hoc. Qua ho messo Web 2.0, in realtà danno molte possibilità oltre al Web 2.0. Adesso ci sono anche componenti che permettono di andare sul social, quindi diventa sicuramente interessante da questo punto di vista. Soprattutto, le caratteristiche principali che bisogna imparare, che bisogna mettersi in testa, sono che si può agire anche su sorgenti XML. Molto spesso, e questo per esperienza, è più comodo lavorare non nell'ambiente visuale ma in codice sorgente XML. Ce l'ha detto anche prima Vittorio su Quicker, perché a volte si capisce meglio dove si è ed è più semplice cambiare le cose che ci sono dentro. Sono compilate runtime dal server, quindi vengono tutte le volte compilate e mostrate al device che ne fa richiesta, usano Ajax e poi sono fortemente orientate sul JavaScript, quindi il linguaggio di elezione JavaScript. Dimenticatevi l'OtoScript, più o meno, anzi, dimenticatevelo in generale, perché ormai si passa qui. Le cose nuove e interessanti sono queste. CSS, possiamo usare tantissime cose CSS, quindi integrare la grafica del sito aziendale che cambia ogni circa 12 secondi a seconda dei desideri del grafico, non diventa così complicato come era una volta. Okay? La possibilità molto potente di usare temi, quindi ce ne sono già alcuni predefiniti, posso importare temi da altre, temi grafici, da altre realtà per applicare all'applicazione in modo che tutte le mie applicazioni abbiano un look and feel omogeneo. E poi posso internazionalizzare. C'è un bel articolo ne ha parlato stamattina anche Daniele Grillo e c'è anche un articolo su Domino Point sul come internazionalizzare le applicazioni con Xpages. Ok. Parto da una cosa fondamentale che secondo me per capire come funzionano le Xpages, perché cambiano leggermente il concetto rispetto a quello a cui siamo abituati. Si basano sul modello MVC, cioè Model View Control. Io ho cercato di farlo visivamente in questo, quindi il view è la nostra carrozzeria, cioè è quello che noi vediamo, è quello che noi portiamo sul browser ed è quello che ci serve sostanzialmente, che possiamo manipolare a prescindere da quello che c'è sotto. Quindi lì sopra c'è una Ferrari, potrebbe esserci una 500, sarebbe la stessa cosa perché questi potrebbero non cambiare. Abbiamo il nostro motore che in realtà è tutta la nostra base dati, tutto il modello applicativo che noi ci abbiamo costruito sopra e poi facciamo interagire tutto questo sistema attraverso i controlli, che sono poi una delle parti fondamentali, che è quello su cui noi andiamo ad agire per andare a creare le nostre applicazioni. Trasportato in linguaggio Domino, che questa penso averla rubata da qualche webinar, è questo. Queste sono le applicazioni come le abbiamo sviluppate fino ad oggi. Nella colonna di là è il concetto Xpages. Se guardate, la prima riga è sostanzialmente uguale. Il nostro modello, cioè i nostri dati, i tipi di dati e come interagiscono sono gli stessi, form e view, sia nell'applicazione Domino tradizionale sia nelle Xpages. Quello che cambia è la seconda riga e cambia parecchio. Perché qui il nostro modo di presentare in Domino era sempre lo stesso. Usavamo il form per metterci dentro i dati, per registrarli e per mostrarli all'utente. Qua no, usiamo le Xpages e il custom control. Sulla parte invece di controllo si introduce una novità importante. Gli agenti rimangono, quindi sono degli agenti che funzionano, posso mantenerli. Si aggiunge però quella parte che sono JavaScript e server side JavaScript che diventano fondamentali. Anche perché adesso ve lo dico, cioè ve lo dirò fra poco, cambia anche proprio la modalità di fruire il nuovo modo di presentare l'applicazione attraverso le Xpages. Ok, questo è un tipico ambiente
Yeah, X pages. Questo è molto importante, ne ha parlato anche Daniele stamattina. Questo è, mi costruisce, è quello che viene chiamato outline, ma mi costruisce sostanzialmente l'albero di dipendenza dei miei controlli sulle X page. Quindi tutto quello che succede qua dentro è qua, e molto spesso è fondamentale questo per andare a capire che cosa dipende da che cosa, perché a seconda della posizione all'interno di questo albero può cambiare, e anche in modo significativo, il comportamento qua sopra. Questi sono i controlli, alcuni sono molto semplici, vabbè, edit box, button, rich text, sono sostanzialmente i modi in cui io presento i dati sulle X page e in cui vado a interagire con quei dati. Qua sotto ho cose con cui dovreste poi diventare abbastanza familiari. Sono tre linguette, properties, ogni controllo ha una proprietà, una serie di proprietà, poi ne riparlo, gli eventi e soprattutto questa problems che uno tende, almeno io tendo sempre a non guardare, poi mi accorgo che non succede quello che voglio e vado a vedere, ci sono circa 25.000 problemi sulla X-Space che ho appena creato. Guardate questo rombetto qui perché poi ne parliamo, ok? Questo ormai diventerà il vostro diamante blu che servirà in molte parti. Io parlo molto velocemente, se avete domande alzate la mano e mi fermo. Ok, ma qua si è perso tutto. Qua sotto c'era una frase di Einstein, non penso si veda, che dice che tutto dovrebbe essere più semplice possibile, ma non più semplice. Quindi questo è. Detto questo, io leggo anche nel mio titolo, io ho fatto per attirarvi, nella presentazione, io ho detto trasformiamo un'applicazione in Notes in modo semplice, per trasformarla con le X-Pages e presentarla in modo diverso. In realtà non sono così semplici, o perlomeno. Il pensare che lo siano può portare ad abbandonare presto una tecnologia che secondo me ha una potenzialità enorme. Mettete in conto che se volete impararle, e impararle bene, ci vogliono almeno 3 mesi. Questa è la mia esperienza. Ok, 3 mesi di test, studio, eccetera, perché poi in realtà le prime applicazioni saranno complicate, poi si migliora sempre e si va a fare sempre meglio. Quindi non sono del tutto facili, né veloci, né intuitive, anche perché soprattutto dal punto di vista intuitivo, ripeto, noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare allo sviluppo di applicazioni domino. Molte cose sono comuni, ma molte altre non lo sono, e il fatto che non lo siano ci dà molte potenzialità, ma ci costringe anche a lavorare contro la nostra intuizione di sviluppatori domino tradizionali. Lo dicevo adesso, nuovo paradigma di sviluppo, molto potenziale, ma che ci dà altri problemi. Questa è una cosa secondo me fondamentale. Non siamo più in un ambiente in cui posizioniamo il campo qui e il campo lì rimane, si comporta esattamente nello stesso modo, ma siamo in un ambiente che funziona su browser. Le X-Pages vengono renderizzate dall'851, se non sbaglio, anche all'interno del nostro client Notes, ma non è il client che le renderizza, ma il browser interno del client. Quindi è sempre il browser che fa qualcosa, e come ben sa chi ha sviluppato anche non in domino su altri linguaggi, non tutti i browser si comportano nello stesso modo, anzi è molto probabile che browser diversi diano risultati assolutamente diversi. Dicevo, c'è anche da imparare, sì, ci sono anche nuovi linguaggi di programmazione, cioè linguaggi, sintassi più che linguaggi di programmazione, perché XML non è un linguaggio di programmazione, però bisogna imparare cose nuove. XML è fondamentale, l'ho messo per primo non per altro, ma perché è sostanzialmente, sia per lavorare sulla X-Page, sia per capire molte cose che ci stanno sotto, è un passaggio che dovete fare. Come un passaggio che bisogna fare è quello di imparare JavaScript. Perlomeno la sintassi, poi il lavorare con JavaScript all'interno delle X-Pages diventa più facile di quanto in realtà non sembri, però perlomeno capire come si scrive un loop in o un if in JavaScript, quello ve lo consiglio. In più, CSS per la parte di presentazione, ne ho parlato prima. E se si vuole, anche Java, se non ce l'avete già a bagagli, ok? Perfetto. Questo è quello in nero. È il ciclo di vita del software che mi ha insegnato il mio docente ingegnere del software in università. Agile, cascata, prototipali. In realtà lui dice, questo è il vero ciclo di vita del software. Entusiasmo iniziale, disillusione, panico, ricerca dei colpevoli, punizione degli innocenti, gloria e vanto ai non partecipanti. Io ho cercato di declinarlo con il percorso che ho fatto io e altri che ho letto sulle X-Pages. Una volta che uno vede la tecnologia dice, wow, spettacolo, faccio tutto con le X-Pages. È vero, si può fare. Quindi si parte solitamente dall'idea, c'ho questa applicazione CRM che va a integrare l'Helpdesk, eccetera, faccio subito quella.
Poi però comincio a dire, ma ho qualche problemino a capire esattamente cosa metterci dentro. Poi vedi che non funziona esattamente come ti aspetti e poi punisci l'innocente e dicendo, vabbè, sono gli X-Pages che fanno schifo, non che io non so, che sono, io non sono, non sono io che non so usarle. E di solito la gloria di Valentine dei non partecipanti sono gli altri sviluppatori Domino che dicono, hai voluto fare le X-Pages. E quindi questo è più o meno. In realtà la cosa che bisogna eliminare è questa. Se si approcciano gli X-Pages in modo corretto, questa cosa, cioè gli X-Pages fanno schifo, non ha senso di esistere, perché è una tecnologia come un'altra, è una modalità di usarla, quindi se la sappiamo usare ne sfruttiamo le potenzialità, altrimenti non ha senso neanche dare la colpa a loro, ma dare la colpa a noi stessi. Questo è il primo consiglio che mi sento di darvi. Vado contro me stesso, ma partite da applicazioni piccole, perché se fate applicazioni subito grandi, che hanno mille implicazioni, il rischio che avete è quello di perdervi perché non avete ben compreso la logica di business, cioè anche se l'avete fatta voi, ma vi perdete dei concetti che sono per strada stati messi dentro in quell'applicazione. Partire da un'applicazione piccola con un dominio ben definito vi permette di fare tutte le prove che volete, tutti gli errori che volete e di arrivare semplicemente al risultato, e poi questo anche a livello psicologico, beh, ho fatto, è una figata, vado avanti e la porto avanti in modo corretto. Quindi, questi sono i miei consigli, che sono consigli che mi sento di darvi. Partire dal piccolo, l'ho già detto. Capire bene quali sono i data source degli X-Pages, cioè da dove vado a prendere i dati, perché non è più la stessa cosa, cioè che i dati e l'applicazione sono la stessa cosa, ma sono separate, vi ricordate la carrozzeria con il motore? E poi quest'ultima cosa che io ancora a volte non riesco bene a capire, che è il browser che comanda, quindi quando io dico di mettermi una cosa qui e lui me la mette qua in basso a destra, a me girano un po' le scatole, però è lui che ha ragione, perché la sta renderizzando come il sistema in realtà gli sta dicendo. Perfetto. Parlo velocemente di data source. I data source sono come il metodo che le X-Pages hanno di andare a prendere i dati dall'applicazione Domino. Non necessariamente io sviluppo un'applicazione X-Pages che va a leggere i dati che ci sono nello stesso database, io posso fare tranquillamente applicazioni X-Pages che vanno a leggere dati da altri database Domino, che a questo punto sono di fatto dei database che hanno dentro dei dati puri e semplici. A me interessa solo presentarli in qualche modo. Attualmente ci sono due tipi di data source, il document, semplicemente la raccolta dei campi che ho sempre usato fino a ieri, anzi fino a oggi, cioè, li sto usando ancora e servono ancora all'interno del mio form, e le view che semplicemente mi danno le colonne, ho messo la borsa bene in modo da inciampare, prima della fine riuscirò a cadere lungo disteso, le view mi dà semplicemente le colonne della vista e mi permette di utilizzare all'interno della mia X-Page. Ci sono altri data source? Attualmente no, in realtà ne ha parlato anche oggi Daniele perché ha assistito alla sua sessione. Sui relazionali non c'è un metodo diretto per sfruttare i data source, ma se ho Java, vi ricordate l'ultimo linguaggio sotto, posso tranquillamente andare a accedere ai miei dati attraverso JDBC e fornire alle X-Pages come un vettore che poi la X-Pages gestisce come vuole. Una cosa interessante è eventualmente usare XML, tanto gli strumenti di parsing e di trasformazione dell'XML li ho a disposizione già da parecchio, e quindi posso andare a interrogarmi qualsiasi database o fonte dati che mi dà un XML come fonte dati primaria per poi prendermeli in carico e gestirli. Perfetto. Parlo un attimo dei controlli, che sostanzialmente è il nostro modo per guidare le X-Pages, cioè prendere i dati, mostrarli e farli vedere nel modo corretto. Possono mappare campi domino, l'abbiamo detto, sostanzialmente si collegano al data source per poi darli sopra le X-Pages che li va a presentare. Hanno molto spesso delle proprietà generiche, tipicamente se è visibile o meno il controllo, cose di questo genere, e molti hanno proprietà particolari. Dopo nella demo vi faccio vedere come definire una proprietà che può essere utile. Rispondono gli eventi, un click, siamo sul browser, un click, un load e quant'altro, sono tutti eventi che io poi mi gestisco all'interno dei controlli. Vado velocemente qui, i controlli base sono principalmente di queste categorie, modifica, edit box, rich text, cioè, anzi scusate, editor perché rich text non c'è nel concetto dell'X-Page, selezioni, combo box, radio button, eccetera, azioni sono i pulsanti, vabbè. Visualizzazioni mi permettono di visualizzare i miei dati e controller mi danno il controllo del layout, che è un'altra cosa che vi consiglio di imparare, perché c'è una cosa che si chiama panel che non si usa mai, ma in realtà
usare un controllo panel all'interno di un XSpace vi consente di usare in modo molto intelligente i CSS per cambiare comportamento all'interno di quell'area dell'XSpace. Ok, un'ultima parola sui sistemi di codifica, cioè di linguaggi di programmazione che utilizzate all'interno dell'XSpace. Come vi dicevo, il linguaggio principe è JavaScript, e qui nascono le complicazioni. Può essere di due tipi, client-side o server-side. Client-side non è client nodes, ma browser, ormai spero di averlo ripetuto a sufficienza. Quindi le azioni che faccio lì sono azioni che non coinvolgono il server, sono azioni che coinvolgono semplicemente la parte di visualizzazione. Quindi io col JavaScript client-side posso tipicamente mettere messaggi all'utente, modificare magari la modalità di visualizzazione di determinate parti della pagina, ma non posso andare a interagire col server. Server side è renderizzata e interpretato prima di mandare la pagina al browser, e quindi è la parte che sostanzialmente viene gestita dal server. Non posso, faccio tutte operazioni di back-end, difficilmente faccio operazioni che non coinvolgono la comunicazione con il server. Server side, io ho tutto comunque la mia catena di oggetti domino, il mio albero di oggetti domino, quindi tutto quello che avevo fatto, vi ho detto l'ultimo script lo dovete buttare via, in realtà get document by key, tutta la struttura dati e la struttura di interrogazione dell'albero delle informazioni che avevamo con domino rimane in piedi, più o meno con la stessa sintassi. Okay? Ah, ricordatevi, JavaScript è key sensitive. E per uno come me è abituato a scrivere tre lettere maiuscole, poi due minuscole, perché a caso, a seconda di come sta scrivendo veloce, scrive, trovarsi qua e debuggare mezz'ora per capire che avevo scritto DB column con DB maiuscolo a volte può essere frustrante, però è così. La cosa bella del server-side JavaScript è che ci dà a disposizione le nostre magnifiche et formula, quasi tutte. Quindi quando voi avete DB name, DB column, eccetera, funzionano. Cambia leggermente la sintassi con cui le scrivete, non ci sono le non ci sono i punti e virgola, ci sono le virgole, ma tant'è, funziona più o meno uguale. E poi, ormai l'ho detto più volte, Java, ok? Soprattutto per il back-end, non per il front-end. Ci serve però per servire le informazioni. Ok, dovrei essere arrivato al magnifico momento demo, che faccio in piedi, quindi ho fatto una scelta di un certo tipo, cioè ho deciso di farvi in demo un'applicazione che io ho portato da Noz a XSpace da un cliente. Ho tolto il logo, però i dati sono quelli effettivamente del database che c'era in produzione. In realtà è un database, non è un database trascendentale, se vedete sono due viste, un for con quattro campi, quindi vabbè, non mi sono sprecato più di tanto. Però l'esigenza era questa, il cliente mi ha chiesto sul sudore che correngo la schiena, adesso io mi spiego un attimo l'ambito applicativo così magari si capisce meglio. Questo è un cliente che fa guarnizioni, ne stampa tantissime e ha la necessità, e ha un reparto Cernita che è quasi più del reparto produttivo, che passa le migliaia di guarnizioni che escono dalla produzione e controlla se sono da scartare o meno, fatto da esseri umani, non automatico. Queste persone hanno bisogno di sapere quali sono i limiti concordati contrattualmente per dire questa guarnizione è buona e questa non è buona. Attualmente cosa facevano? Andavano a vedere sul database notes che era nell'ufficio al protetto, poi uscivano e si facevano 250 guarnizioni, che non era una cosa bella. Adesso abbiamo messo dei tablet su ogni postazione, loro guardano quello su cui lavorano e hanno la fotografia sempre davanti. Per farlo ovviamente bisognava portare questa applicazione in ambito web e magari dargli degli strumenti in più. Come vedete qua ci sono due viste per materiale, con il codice articolo sostanzialmente per data di creazione. Non l'ho fatta io, quindi praticamente sarebbe strepitosa dal punto di vista grafico, no? Scherzo, però la logica era molto semplice, loro imputavano il codice articolo, sceglievano il documento e l'aprivano. I campi, come vi dicevo, sono sostanzialmente tantissimi, codice, materiale e descrizione, data di creazione, le istruzioni di controllo finale, con delle immagini incollate dentro, e quelle di produzione che in realtà non ci sono quasi mai. In realtà l'applicazione Notes fa un'altra cosina, che non ho portato sull'XSpace perché era un pochino più complicato e non avevo voglia, che è questo tasto verifica, perché loro inserivano il codice e poi andavano a verificare che il codice ci fosse su SAP e gli restituiva alcune informazioni tipo
la descrizione. Vabbè, questo facciamo finta che non ci sia, infatti non lo faccio. Sono riuscito a incastrarmi? No, ok. Di fatto l'applicazione, vi ripeto, è molto semplice. L'ambito è il famoso parto dal piccolo di prima. Se dovrei riuscire a farlo in 20 minuti, quindi se quindi la logica però del cliente era anche questa. Io voglio che l'operatore, siccome è sul banco, cioè il tablet qua, riesca a scrivere velocemente il codice e fare una ricerca e selezionare con due o tre clic per arrivare, cosa che qui non poteva fare per una serie di motivazioni. Quindi sostanzialmente lo sforzo è questo, portare la stessa cosa che vedete qui in ambito web e in più inserire una casella di ricerca che ci permette di cercare in modo semplice le informazioni sugli articoli. È abbastanza piccola? Sì, dai, ok. Dal punto di vista del designer è ancora più piccola, c'è un form con quattro magnifici campi messi in una tabella e un campo di log che poi semplicemente registrava chi aveva scritto le cose e ci sono tre viste. Quindi un'applicazione estremamente complessa, ne converrete. A questo punto comincio a darvi un po' di consigli da chi ci è passato. Una cosa l'ha già detta Daniele stamattina, mi ha detto 35.000 cose che volevo dirvi oggi pomeriggio, quindi mi ha fregato un po' lo speech, però la ribadisco. Una delle prime cose che è interessante fare è dove c'è Application Properties, che è l'insieme delle proprietà del database, c'è una linguetta nuova che è quella delle Xpages e qui potete modificare alcune cose. Penso di avere il tempo di far vedere anche temi diversi, così torno al discorso del tema che avevo detto prima. Una delle prime cose da fare quando si sviluppano in Xpages è andare qui nella sezione Errors and Timeout e dire Display Xpage Runtime Error Page. Perché? Se non lo fate, quando la Xpage vi va in errore, e vi andrà in errore, non sapete che errore dà. Dà errore del server. E voi anche lì, cioè, avete voglia di fare Firebug, 200.000 strumenti di debug e non ne uscite. Questo qui invece vi dà lo stack trace, che è molto preciso, dell'errore nella pagina di errore che vi dà. Ripeto, molto utile. Altro consiglio, ricordate di toglierlo quando andate in produzione, perché altrimenti il primo errore ci sono una stack trace così e non c'è la famosa balena di Twitter. Io prima della fine tirerò giù il mio PC facendo danni inenarrabili. Certo. Quando vado nel client 8.5, assolutamente sì. Questa era un'applicazione fatta in 5. Io l'ho presa, l'ho copiata da là e non me la sono messa qui e 5. Ovviamente è il client, è l'ambiente di sviluppo che in questo caso è Eclipse che ti dà gli strumenti per lavorare con questa cosa. Poi torneremo sull'application properties perché ci serve per fare quell'altra cosa del tema. Ok. Fatto questo, che è un passo non necessario ma che vi consiglio soprattutto all'inizio, andiamo a crearci, scusate ma lo stare in piedi mi crea un po' di problemi, l'avevo già fatta, no aspettate, faccio quello che parte da zero, andiamo a crearci la nostra prima Xpage. Adesso, ecco un'altra cosa, Xpage Custom Control, qui lo dico, qui lo nego, è form e subform. Ok? In realtà il custom control è una cosa molto più complessa, cerco di farvelo vedere se riesco con un esempio. Anzi, guarda che tu ti faccio... si è messo lì per correggermi, questo non va bene, non va bene assolutamente. Perfetto, hai fatto benissimo. Ips ed exit, così poi... in realtà il custom control è la possibilità di creare un controllo, come tutti gli altri che ci sono già a standard, che io posso importare nella Xpage. Come tutte le cose però, se faccio bene il custom control, tolgo tutti i controlli della Xpage e semplicemente ci trascino dentro tutta la parte di sviluppo dentro la Xpage che funziona di vita propria una volta che ce lo portate dentro. Io faccio tutto il codice nel mio custom control, quindi separo effettivamente il view dal controller, che è la cosa potenziale, e in più se lo faccio bene posso riutilizzare quel custom control in mille altre applicazioni. Qua adesso vi faccio vedere che nel custom control mettiamo semplicemente i pulsanti,
salva e chiudi, eccetera, in realtà poi quella cosa lì, se la faccio abbastanza generica, la posso riutilizzare sostanzialmente tutte le mie applicazioni. Questa che facciamo oggi è una banalità, pensate però a dei custom control che vi permettono, e ci sono degli esempi su OpenLNTF, di prendere un Xpage con tanto così di codice XML, prendere il contenuto di quell'Xpage e esportarlo in Excel, al volo, da browser. Quello lo riutilizzate sicuramente. Ok, andiamo a crearci la nostra prima Xpage. Adesso giustamente faccio il contrario di quello che vi ho detto, butto tutti i controlli all'interno dell'Xpage, però vabbè, fa niente, a scopo educativo faccio così. Ok, nuova Xpage, mi chiede il nome, con molta fantasia metto XP davanti al nome del form che ho già. Ok, questo è foglio bianco, la mia outline mi dice che non ho niente, sono la mia Xpage, e qua ho le tre pagine, le tre linguette che vi ho detto. A destra ho la mia barra dei custom control. Rispetto a quello che avete visto prima nell'immagine, nello screenshot che vi ho fatto vedere, c'è un bel po' di roba in più perché ho installato l'extension library che potete scaricare da OpenLNTF, che vi danno un sacco di potenzialità in più e sono una serie di controlli che vi aiutano. Perfetto. Cosa manca? Lo chiedo a Stefano che è appena arrivato. La prima cosa che vi ho detto è capiamo bene i data source, cioè questa è un Xpage, cioè un foglio bianco, ed è la parte che noi, è la nostra carrozzeria della macchina. Io sotto devo mettergli il motore, cioè devo dirgli dove vado a prendere i dati. Per farlo devo definire un data source. In questo caso io voglio che questa sia la mia Xpage che presenta i dati del mio form. L'ho chiamata apposta come il form, con una fantasia estrema, per questo motivo qua. Come faccio a dirglielo? Sulla Xpage vedete che c'è qua data, è una delle proprietà, e nella data io andrò ad aggiungergli una document data source che lui chiama con una fantasia estrema document 1. Ricordatevelo poi questo document 1 perché se non faccio errori lo riutilizziamo. E gli dico su che form andare a mapparlo. Sostanzialmente ho due form nell'applicazione, andrò a mapparlo sul form miss. Attenzione, qua adesso posso spiegarvi cos'è questo magnifico rombetto. Il rombo, se guardate, è su quasi tutte le proprietà che avete sulle Xpage. Quel rombo vi dice che questa cosa voi la potete mettere in modo statico, rombo bianco, chiamiamolo diamante che fa più prezioso, oppure è calcolata. Il calcolato mi permette di calcolare il runtime, quello che c'è lì dentro. In questo caso a me va bene così, quindi statico, però se io andassi a cliccare sul mio rombetto, vedete che ho la possibilità di cambiare computed value. Vi faccio riflettere però un attimo su questo. Io posso runtime, a seconda di istruzioni che io do, cambiare la base di dati che mi va a alimentare la mia Xpage. Quindi adesso posso prendere il form, ma un esempio che ho sentito forse anche oggi. Supponiamo di essere, la differenza fra essere online o offline. Sono online, vado a prendermi i dati, quindi il mio data source da gestionare attraverso la mia classe Java che va via di JDBC. Sono in locale, isolato, la vado a prendere dal database replicato che è nel locale, quindi mi cambia il data source non appena presento la Xpage. Questo è per darvi un'idea. Non vorrei mettere troppa carne al fuoco, eventualmente poi ne parliamo. Quando io ho scelto il data source, documento domino, mappa sul form, quindi il campico dentro nel form, nella linguetta data qua sopra, magicamente mi appaiono i campi che ho nel form. Come faccio a portarli sulla mia Xpage? Li seleziono, tolgo log perché ci sono dentro i nomi degli utenti con l'azienda, quindi e trascino. Lui cosa mi chiede? Automaticamente va a vedere il tipo di campo che ho sul campo che ho definito nel for domino e mi propone il controllo relativo. Avevo due campi rich text e lui mi mette che sono rich text, e avevo due campi testo che semplicemente mi ha trasformato in edit box. Attenzione, si parla di controllo, l'edit box è quello che noi avevamo in notes, mi fa la stessa funzione del campo testo, campo data, campo numero, perché in realtà è un controllo, cioè a lui non importa il tipo di dato che c'è dentro, perché nell'Xpage lo deve solo presentare. Ci penso io a dirgli con un convertitore che il tipo di dato che sto andando a pescare dal forum domino lo deve presentare in un certo modo, ma è solo la presentazione. Io cancello qua la linguetta, qua gli metto materiale,
file PIN, non mi ricordo cosa sono, andiamo a vederli dopo. Magicamente lui mi ha creato una tabella con le linguette che ho messo e i campi. Faccio salva, se non ho lasciato aperto Skype, posso andare a vedere la mia Xpage nel browser, che mi sono dimenticato di aprire, quindi si metterà circa 75 anni e mezzo, ma intanto parliamo d'altro. Ok, incredibile, sì, potevo anche chiudere le altre tab, però fa niente. Adesso la sta compilando, anzi sta facendo due cose, siccome è la prima volta che la lancio, sta lanciando l'HTTP server in locale sul mio client, poi fa il rendering della Xpage e me lo presenta. Ok, più o meno, e fa quello che mi aspetto. Questo non so cosa sia, ma non mi interessa per il momento. Cioè, so che è material description perché ce l'ho di là, ma è presentato così perché gli ho detto di presentarlo così. Ok, il primo passo l'abbiamo fatto, abbiamo preso il form e in un minuto e mezzo l'abbiamo presentato. Ok. Io a questo non chiedo nient'altro. Vi faccio vedere come si agisce con la vista. New Xpage, XP per articolo, la fantasia è al potere. Faccio la stessa cosa, intanto controllo, vedete che in data source adesso non c'è nulla, perché non ho ancora selezionato la data source a cui si riferisce questa Xpage. Non è obbligatorio associare una Xpage a un data source, posso associare il controllo che poi metto nelle Xpage, quindi l'Xpage potrebbe non avere data source, oppure, e questa è una potenzialità enorme che può essere sfruttata, potrebbe avere più data source. Quindi io all'interno della stessa Xpage posso mettere un data source che mi arriva da un form con quello che mi arriva da tre viste diverse e fare un merging di tutte le informazioni. Non vado così avanti, quindi in data aggiungo un tipo di data source che è view, che lui con molta fantasia anche lui chiama view1, e gli dico che la vista è bella questa risoluzione che non mi fa vedere niente, vado a prendermi la BIA My Material. A questo punto lui mi mette le tre colonne di quella vista, io le sposto, anche qui faccio ok, e per magia mi arriva la mia vista. Salvo, quando vado a vedere nel mio browser, carina. Chi ha sviluppato dalla 5 in poi senza Xpages, qua si ricorda che quando fa vedere una vista nel browser è uno splendore, i pulsantoni avanti e indietro blu. Io, la prima applicazione che ho sviluppato era in 5 web, era un'applicazione che faceva un carrello. Ho fatto io il pager, ci ho messo 2 giorni e funzionava una volta sì e tre no, anche perché non ero bravissimo a sviluppare. Però qua sopra c'è il magnifico pager tipo quello di Domino. È un controllo che in automatico si occupa di vedere quante righe vi sono mostrate e di farvi switchare da una all'altra. Ce l'avete gratis, quindi direi che è già un motivo per passare a sviluppare Xpage. Ok. Ci manca una cosa, da questa vista non apriamo documenti. Ok, facciamo un passo indietro, bello quel not found, clicco sulla mia colonna, sto andando un po' velocemente perché voglio darvi l'idea di far vedere come un'applicazione in 20 minuti la trasformo, non è un'applicazione complessissima, si può fare, poi i fiorellini magari li facciamo in altri momenti. Qua ci sono tutte le proprietà, sempre, il nostro rombetto è onnipresente. Qui vedete che questa colonna mi mappa questa colonna qui. Ecco, questo è un consiglio che vi do, siccome ci ho sputato sangue abbastanza, su applicazioni che avete già fatto, nessun problema, prendete le viste così come sono e prendete i nomi delle colonne che avete messo. Però poi quando vi prendete una vista lunga così, in cui avete messo delle colonne nascoste che hanno delle funzioni, vi trovate dei $1, $2, perché nessuno mette i nomi programmatici alla vista quando va a svilupparlo, e poi andare a beccarsi quel nome colonna ricordandosi cos'è è veramente complicato. Quindi se dovete sviluppare un'applicazione da zero sulle Xpages, quando fate le viste perdeteci 2 secondi di più, ma date il nome nell'ultima linguetta, quello delle avanzate, alle colonne con un nome significativo, in modo che poi ve lo trovate qui in modo più semplice. Adesso in realtà ho fatto tutto sto discorso, ma volevo semplicemente dire che io volevo fare in modo che la colonna del codice articolo fosse un link che mi apre il mio form. Salvo, faccio la mia preview e adesso io faccio apposta, clicco, mi dà errore 404. Come mai? Vi ho talmente frastornato che molto semplicemente, come facciamo a dire a questa Xpage che quando io clicco su questo link mi deve aprire
la XPage XPMIS che rappresenta la XPage che mi fa la view del form. Ho detto quattro parole in inglese, non ho capito bene anch'io quello che ho detto, però spero che abbiate capito il concetto. La logica è, io devo dire a Nodes, ad Omio, al server in questo caso, che quando clicco qui, so che devo, lui sa che devo aprire il documento che ha come form MIS, però non sa come fare il rendering a video sul browser. Allora io devo andare nel mio form MIS, bello che mi ha messo la cosa della proprietà qua sopra, io non riuscirò mai a recuperarla, vero? Sì, ce l'ho fatta. Non qui sulla sezione, quando vado sul form, nella seconda linguetta, sì, qua, ok, vedete che qua, quando è su web, gli dite che XPage deve mostrare, e le XPage diciamo che gli deve mostrare la sua XPMIS. Ok, a questo punto salvo il form, se ho fatto bene il mio lavoro, quando vado a prendermi questa qui per articolo e me la preview, faccio la preview nel browser, quando clicco qui, paura spavento, mi apre la mia XPage. MIS, che è la rappresentazione dei dati che ho sul form relativo, ok? Me l'ha aperta in edit mode, io in realtà, non volevo aprirla in edit mode, semplicemente volevo fargliela aprire in consultazione, read only, finito. Ok, abbiamo fatto la nostra vista di partenza, abbiamo aperto il nostro modulo. Quello che ci manca è i pulsanti. E adesso voglio fare il passaggio successivo. Noi qua abbiamo il pulsante elimina, non lo considero perché mi sta antipatico, perché se mette il flag, perché non possono eliminare, c'è sotto uno script per cui non possono eliminare, quindi non sto a farlo. Il crea scheda è sulla vista, e anche qui azione condivisa da mettere su tutte le viste, bla 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 bla, un casino. E in più ho due pulsanti se stanno sul form, il modifica, anche qui, diciamo, e il salva e chiudi. Adesso, ok. Quello che voglio fare è fare un solo custom control che mi tenga i tre pulsanti, perché la cosa bella dei custom control è che li potete mettere all'infinito all'interno di una vostra XPage, quindi potete mettere anche quattro volte il custom control all'interno dell'XPage, che sembra una stupidata, ma in realtà su alcuni pulsanti che fanno le stesse funzioni è utile, ad esempio un attach, adesso c'è già il controllo che fa l'upload dei file, però supponiamo che lo potete mettere più volte, e in più la cosa spaziale del custom control rispetto ai subform è che se voi gli date delle proprietà e li alimentate con proprietà diverse, a parità di custom control si comporta in modo diverso a seconda delle proprietà che gli date dentro, che è quello che andremo a fare adesso. Perfetto, custom control è la seconda parte nuova che c'è sull'XPage, ne creo uno, che con molta fantasia chiamerò CC, lo faccio in inglese così faccio l'internazionale, buttons, ok, fino adesso ho preso semplicemente dei dataset e ho trascinato i dati sull'XPage, adesso vado a prendermi i controlli, quindi mi tolgo dalla parte data, core controls sono i controlli di base che ci sono quelli che vi dicevo divisi in categoria, selezione, azione, bla 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 bla, i container sono quelli che vi danno la vista, i pannelli eccetera, adesso io semplicemente vado a prendermi un bottone, lo trascino e vado a cambiargli l'etichetta, mi manca una cosa così ve lo faccio vedere visto che qua siamo a poco, source è una vista che è sempre presente, è una linguetta che è sempre presente, che vi rappresenta veramente cos'è l'XPage, perché ricordate che quello che c'è qua dentro è la cosa più bugiarda che ci sia. Ed è il famoso, la vedo sul client in un modo, ma sul browser in un modo diverso, perché questo qui è semplicemente una semi-rappresentazione interpretata, stavo dicendo una parolaccia, in qualche modo dal motore interno di rendering di Nodes, che non usa i CSS, perché vengono compilati runtime, e che non usa determinate considerazioni. Quindi voi mettete il bottone qua, poi c'è un CSS che dice che il bottone sta in basso a destra, voi quando lo aprite sul browser cercate mezz'ora il bottone ed è nascosto in basso a destra. Ok? Quindi questo semplicemente vi dice, è più o meno così, quindi non state a fare la tabella per posizionare il bottone esattamente in quella posizione. L'ho fatto, prima volta l'ho fatto, lo confesso, e per dopo cercarlo per mezz'ora e dire, ma vabbè. Ok, questo primo bottone gli metto
crea scheda era, boh, non lo invento. Ok. Queste sono proprietà più o meno comuni. Altezza, vabbè, sono abbastanza chiare. Ah, scusate, uso sempre il client in inglese perché fa più figo quando vado dal cliente, però una cosa che è interessante, visible, disabled, non importa, visible è un'altra cosa che a volte c'ho il picchietto un po' i denti, perché visible in realtà è sbagliato come significato, cioè non è visibile, è rendered in realtà. Cioè, se voi togliete la spunta qui, sul browser quell'elemento non arriva, non esiste, perché il motore non lo crea. Quindi ho fatto tutto un sistema di report con cose annidate che volevo attivare client side, quindi senza fare la cosa con il server, premendo un bottone e usando JavaScript client side, e non funzionava, non funzionava. Ci ho messo un attimo e ho detto, beh certo, non c'era proprio nell'albero che mi aveva creato la cosa. Quindi visible vuol dire rendered, cioè visibile in realtà è portato sulle Xpage. Ok, questa è una notazione che non c'entrava niente. A questo punto io ho il mio pulsante, crea scheda, e con una cosa molto complessa vado sugli eventi e dico che quando ci clicco sopra, attenzione, questa è, programmo moltissimo, aggiungo un'azione e gli dico che deve prendere XPMiss e creare un nuovo documento. Fatto. Ok, non ho scritto una linea di codice, in realtà poi se vado sul source queste cose ci sono, c'è un bottone, questo è XP basato su, su JSP, è l'XML basato sulla sintassi delle JSP, e lui mi dice che azioni fa. Quello che vi dico è, perché vi dico è molto importante il source, perché su una cosa di questo genere è una banalità e mi è più comodo di qua. Quando avete un Xpage o un controllo che c'è dentro tanta roba, e magari vi siete accorti che avete, siccome vi è saltato in mente di cambiare il nome a un Xpage, cambiarla in tutti i controlli che la usano diventa più semplice col source, perché fate sostituisci e vi siete tolti il problema. Ok. Proviamo questo custom control, andiamo nella nostra scheda per articolo, vado sulla sezione custom control, me lo trovo, lo porto qui, salvo, preview, magicamente ce l'ho qua, crea scheda, se lo faccio giusto, ok, ci sono quasi. Adesso faccio gli altri due pulsanti, cioè, scusate se sto dietro, ma è necessità, mi piace di più stare davanti al pacchetto, ma purtroppo non posso fare altro. Gli altri due pulsanti che ci metto sono il mio modifica, quindi vado a farlo velocemente, spero di scrivere giusto, anche qui aggiungo un'azione, vado sul mio XPMe e faccio edit document, complessissimo. E adesso faccio un'operazione veramente molto più complessa sul salva e chiudi. In cui faccio ben due operazioni in risposta all'on click. Una è save document. Attenzione, che data source? Non ce l'ho. Non ce l'ho. Perché? Perché questo è un custom control e non ho definito il data source di questo custom control. Però io so che questo custom control, quando visualizza questo pulsante, lavorerà sul data source che ho sul mio documento XPMiss, che è documento 1. Vi avevo detto di ricordarvelo. Ok, lui me lo salva. Questo a cosa serve? Perché in realtà questo è visualizzazione su browser. Però il controllo cosa dice? Sta facendo un'operazione che va sul modello sotto, attraverso il controllo. E lui deve sapere che quei dati che io ho visualizzato, che per lui sono semplicemente dei dati visualizzati, devono essere mappati su dei campi sul database sotto. E questo glielo faccio col data source. Spero di essere stato chiaro, forse mi sono confuso io stesso, però. Ok. Dopodiché l'operazione sotto ancora è quella di chiudere il documento. Ossia, io apro una pagina, torno indietro alla mia vista per articolo. Quindi mi fa il salva e chiudi. Mi chiude quel documento e mi passo sull'altra Xpage. Ok. Nulla. Ce la posso fare.
Allora, quello che voglio fare qui, vado un po' veloce, vi dicevo, il custom control in realtà ha la possibilità, intanto guardate qua, che si sono poi evoluti i bottoni, sono andati avanti, è che sul mio custom control, non sul bottone, ma sul custom control, io posso definire delle proprietà. A cosa mi serve questa proprietà? Io passo una proprietà al custom control che dice sei sul form o sei sulla vista. E quindi se sei sul form mi nascondi i pulsanti che dovresti avere sulla vista e viceversa. Ok? Quindi, new property, la chiamo con molta fantasia form, e gli dico che è un booleano. Se è vero sono sul form, se è falso sono sulla vista. Ok. Stato attuale, se io vado sulla mia vista, la apro, ho tutti e tre i bottoni come mi aspetto perché non ho cambiato niente. Adesso torno sulla mia vista. Quando clicco sul custom control mi dice custom properties. Ok. Mi fa vedere il mio bottone form. Io gli scelgo il valore e gli dico no, non è il form, è false. Non cambia ancora niente, perché non ho fatto niente, però quello che posso dire è andare su questo bottone qui e sulla mia proprietà visible, dirgli che composite data, che è l'oggetto che mi permette di accedere ai parametri di questo custom control, in generale il custom control è un oggetto generale, punto form, basta, è un booleano, se è falso, quello sarà falso, quindi lui non sarà visibile. Attenzione anche qui, non è hide when, è visible, quindi tutta la logica del nascondi se è al contrario, ok? Quindi se ho fatto le cose bene, mi è sparita modifica, ok? Faccio il passaggio. Lo possiamo ripetere su tutti gli altri pulsanti. Mi preme di più farvi vedere la parte di ricerca perché introduco le cose Ajax. Così finiamo quel discorso, se siete d'accordo. Altrimenti, se volete, vi faccio vedere tutte le cose, ma non mi sembra il caso. Abbiamo detto 2.0 Ajax, che poi era una delle richieste che mi veniva fatta, cioè fare il campo di ricerca per permettere alle persone con i ditoni, con i guanti, di andare a, non funziona il tablet, però va bene, insomma, di andare a cercarmi la cosa. Adesso faccio XP search, poi siccome sono bravo mi faccio il custom control search, così lo posso riutilizzare, così vi complico anche la vita. Ok, custom control search, molto semplicemente io faccio una cosa, mi metto una edit box, cioè un campo a emissione libera, e qui vado a sfruttare le proprietà Ajax e 2.0 delle XPage, cioè vado, non ci metto data source per il momento, non mi interessa niente perché non devo mappare quel campo su qualcosa sul database, è semplicemente una cosa che mi serve viva runtime ma che poi muore non appena non mi serve più. Vado su type ahead e faccio enable type ahead. Anche qui vedete che c'è quel rombetto dappertutto, voi potete decidere per ogni singola proprietà se è statica o programmaticamente alimentata, quindi avete la massima libertà di fare qualsiasi cosa. Ok, gli dico che è full, ok, che dopo il primo carattere mi fa la ricerca, e qui gli dico quali sono i suggerimenti che mi dà, quindi quando io scrivo, lui mi va a controllare quello che scrivo e mi dà la lista. Io qua gli dico non static value, potrei mettere un copia e incolla, ad esempio con le province faccio il copia e incolla, ma ci metto un computed value. E qui io faccio, attenzione, non vorrei che vi tremassero troppo i polsi, faccio una DB, lo sapevo, ho sbagliato, avevo la tastiera 142, DB column, se la scrivo giusta è meglio, forse, ce la posso fare, ok, formula, ma in JavaScript, qua sono JavaScript, server side. Poi cosa faccio? Chiocciola db name, sempre aperta e chiusa parentesi, perché siamo in JavaScript, sono funzioni, anche se ce l'hai davanti, la sintassi di JavaScript serve sempre, virgola, la mia vista che dovrebbe essere lu material, ma questa fallirò miseramente, e poi la colonna 1. Non tanto diverso da quello che facciamo in formula fino a 5 secondi. Valgono le stesse limitazioni della formula.
Ok. Faccio ok, vado a vedere che la vista sia giusta come nome, così la servo al primo. Ah, ci ho beccato, incredibile. Ok, perfetto. Faccio salva, vado sulla mia XP Search, ci porto il mio custom control, la salvo, se sono stato bravo, me la compila, qua io faccio 2, 0 e automaticamente lui va a prendermi i dati 2, 0. Ok? Adesso faccio un'altra cosa bella. Qua sotto ci metto un pulsante che agisco dopo, che gli dico vai, e qua sotto ci metto la mia vista. Senza definire, io posso portare un control di tipo vista che mi va a prendere la mia sempre by material, mi porto tutte le mie colonne, non mi interessa, ok. Cosa faccio su questa vista? Qui faccio la cosa bella 2. Sulla vista noi non abbiamo bisogno che sia categorizzata, posso filtrare per la prima colonna. Quindi gli dico che questa vista sui data search in view result, scusate il mio inglese, e gli dico di cercarmi get component, che è la cosa che mi va a prendere i componenti che ci sono sulla X page. Input text 1 get value. Per quello che non mi dava l'aiuto. Dice, come mai non mi ha dato l'aiuto? Ok. Ce la posso fare. Ce la posso fare. È passata un po' di tempo. Compo. Ho scritto giusto? L'accendiamo? Perfetto. Questo sostanzialmente dice che lui mi filtra questa cosa qui secondo quello che c'è dentro nell'input box sopra. E qui passo al secondo passaggio di Ajax. Sul tasto vai, gli dico che sul long click mi fa un partial refresh, cioè mi rinfresca solo una parte delle X-Pages di quello che mostro, e me lo fa sul mio viewpanel 1. Ok? A questo punto io ho modificato il mio custom control, la mia X-Page ce l'ha già dentro e quindi mi viene gratis. Spero di non aver fatto il pasticcio di aver modificato la X-Page, altrimenti è un casino. Ok, lui mi fa vedere la vista. Se io faccio adesso 20-05, non funziona perché ho fatto tutto alla grande dentro la X-Page. Ah, va bene, il bello della diretta. Quindi sostanzialmente, infatti, lo sapevo. Facciamo così, guardiamo se riesco a fare... No, facciamo che lo cancello. Lasciatemi riflettere un attimo. Faccio più velocemente a far così. Lascio label, non vi offendete. Faccio view. Lo faccio per ripeterlo così è più chiaro. era data, adesso scriverò get component in modo diverso ancora. Filter. Bello questo tempo morto, ce la posso fare però. Punto get value. Ok. Scusatemi il label, ma... Ok. Io appena, ok. Scriveremo nel feedback. Sì, sì. Non ha aggiornato. Lo so. So che siete così. Subirò le conseguenze di quello che ho fatto. Adesso non funzionerà di nuovo, perché di solito quando faccio queste cose velocemente è sempre un bagno di sangue. Ok, se io faccio 20.05, ne ho beccato uno, faccio filtro e lui automaticamente mi ha preso la vista. Ok, quindi ho fatto tutto quello che dovevo. La demo è finita, fortunatamente, perché potevo fare altri danni. Vi lascio con due ultime riflessioni. Allora, spero di avervi fatto capire due cose. Non sono un ambiente semplice, però in 20 minuti abbiamo preso un'applicazione e l'abbiamo trasformata con cose in più. E le cose in più sono tante. La possibilità che vi dicevo di andare a interfacciarsi con più basi dati, potete ad esempio fare i report, che in Notes era un panico totale, qua potete andare a prendere dove volete i dati, metterli assieme, mostrarli in modo diverso, quindi le potenzialità sono enormi, basta solo scoprirle passo per passo.
il riuso è fantastico, quel custom control, ho finito il tempo, il custom control che vi ho fatto vedere con la possibilità di cambiare il comportamento, lo potete riutilizzare sostanzialmente dappertutto, e poi vi permette di trovare nuove strade allo sviluppo, vi permette di andare dove volete. Quindi, vi ho detto, sono difficili, ci mettete un po' di mesi, bla 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 bla, ma il messaggio che vi voglio lasciare è questo. Vi chiedo, con cosa ci lasci? Con questo. ...nuovamente la materia inanimata! Sì! Può fare! Si può fare, ok? Vi lascio poi, sì, questa faccia, ok, un po' di riferimenti. Vi consiglio questo, che Xpages Jumpstart, che è una presentazione fatta al Bilug, dove è molto più preciso di me, io sono un po' più immagini, qui invece è molto più spiegato, è in inglese, ma è molto bello. E vi ringrazio di essermi stati ad ascoltare quest'ora, se avete bisogno di me.